Buon pomeriggio da Trip TV, sempre in collaborazione con la redazione di 0766 News. Diamo le notizie di oggi in questo TG che, come sempre, il lunedì comprende anche la pagina sportiva a cura di Giovanni Pimpinelli. Intanto la notizia, non notizia, di quello che è successo in questo fine settimana è che non c'è stata nessuna fumata bianca per quanto riguarda il centrodestra per le elezioni politiche amministrative, per cui non si sa, no? C'è la nebbia totale su questa decisione. Infatti il termine che era stato dato per sabato scorso è stato disatteso. Adesso sembra che la Lega voglia partire all'attacco portando il suo candidato di bandiera Enrico Zappacosta, che è entrato nella Lega alla fine del 2018, voler appunto mettere questo come nome. Comunque diciamo che se il centrodestra il nominativo ancora non l'ha dato, c'è da capire che cosa succede anche al centro-sinistra e soprattutto nei 5 Stelle, che come già abbiamo detto ampiamente nel corso della passata settimana, sembra che ci siano, saranno ben tre liste dei 5 Stelle a candidati sindaci che verranno poi sottoposte al vaglio di Open Comuni. Centro-sinistra invece non è in alto mare, ma solo perché ancora non ha deciso che cosa fare. I confronti tra le forze politiche sono ancora aperti e qualunque nome venga accennato poi viene subito, diciamo, bersagliato dai cecchini di turni. Quindi ancora, su quanto riguarda le liste civiche, si parla di incontri tra Grasso e Petrelli che potrebbe portare a un'intesa che avrebbe del clamoroso. A quanto pare i due singolarmente si sarebbero anche confrontati con altri personaggi che hanno animo di presentare liste civiche alle amministrative. Insomma, capire se esiste proprio un fronte di lista civica. Ma di questo avremo tempo in tutta la settimana di parlare. Intanto prende sempre più sviluppo e corpo l'ipotesi di Engie, la multinazionale francese, che voleva appunto comprare Port Utilities, quindi queste indiscrezioni nate dopo l'episodio e il rifiuto della famiglia russo a cedere l'azienda. Fu Di Maio a presentare i manager francesi, quindi per il quale lavorava lo studio legale da cui proviene lo stesso presidente dell'autorità portuale. Comunque, questa è, diciamo, una notizia abbastanza ormai scemata, in quanto la cosa non è avvenuta. C'è il problema del porto, c'è il problema per Di Maio di gestire il porto, delle accuse che gli vengono fatte, c'è il problema di Port Utility e di Port Mobility per quanto riguarda l'occupazione e sulla lotta che gli viene fatta a tutte le due aziende portuali e dall'autorità portuale. È stata la nostra zona, diciamo, particolarmente Tarquinia, è stata presente ieri a Porta a porta da Bruno Vespa con il ministro Salvini, che ha detto a Tarquinia confiscato una villa alla mafia. E quindi ce ne sono tante in Italia che vengono fatte così. Adesso anche a Tarquinia, esattamente alla banda della Magliana, per precisione, per parole del vice premier Matteo Salvini, che nei giorni scorsi è intervenuto sul tema della trasmissione appunto di Rai 1, elencando Tarquinia tra i 7 provvedimenti più importanti. A Tarquinia, ha detto Salvini, la mafia ha finito di godersi questa villa, ora se la godranno i cittadini e o le associazioni di volontariato. Sarebbe di un valore di circa 1,5 milioni, per la precisione 1,314 mila euro. Poi, nella trasmissione si è vista anche la villa di Marina Velca, mostrata da Salvini, che fa capo all'esponente della Magliana, e così via. Insomma, tante altre cosettine che stavo detto da ministro Salvini, mentre nella fine settimana, esattamente domenica, c'è stato un altro incidente in mare, anche se circoscritto e subito portato al pronto soccorso. Il SUP colto da malore era embolia, quindi si ritorna alla problematica che Civitavecchia, città di mare, porto, quello che volete, dove esiste una camera iperbarica che però non è in funzione. E quindi
il trasporto di corsa in elicottero all'ospedale di Grosseto, e su questa decisione c'è appunto il capogruppo della svolta, Massimiliano Grasso, che all'indomani dell'incidente dice si viene ancora disatteso quanto è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. E quindi è necessario che il procedimento venga ripreso al più presto, partendo da Molo Vespucci, cioè il porto, per poi arrivare alla sua definizione in regione. Ad ottobre il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato al consigliere Alessandra Riccetti per attivare tutti i canali istituzionali coinvolti e rimettere così in funzione il servizio di trattamento ipergarico creando un punto di riferimento per tutto il nostro territorio. Questa è l'ultima notizia, diciamo, normale, adesso passiamo a quelle sportive con Giovanni Pimpinelli. Ed eccoci alla pagina sportiva, che iniziamo con il calcio, perché CIECA continua a non vincere, ha fatto solamente 0-0 in casa alla Cavascia contro il Casal Barriera, anche se c'è molto da recriminare per quanto riguarda la squadra di Marco Scorsini, visto che non sono stati concessi due rigori che sono stati secondo me abbastanza palesi, entrambi su Manuel Vittorini, con l'arbitro Chirnoa, che in entrambi i casi ha ammonito Manuel Vittorini per simulazione e quindi l'ha espulso già dopo 20 minuti all'inizio della partita, qui CIECA è rimasto in 10 per tutto il match. È quasi tutto il match, ovviamente. 3-0 in promozione sia per la CPC, che vince a Gallese grazie anche al gol del giovanissimo 2001 Converso, anche a Gimelli e a segno, così come lo ha solo, e 3-0 anche per la CSL Soccer, che batte nel derby comprensoriale di Santa Mariella al Gagliardini grazie ai gol firmati Pepe, Di Gaeta e Saraceno. Quindi bel balzo in classifica dei rossoblu, così come quello dei rossi che sono in testa. Nel basket, sconfitta casalinga, non riesce a colpaccio la Stabar 90, che perde per 66-59 contro Grottaferrata, capolista del campionato. Dopo 3 quarti e mezzo di vantaggio per i rossoneri, è arrivata la riscossa da parte degli ospiti, che hanno quindi vinto questo match. Nella pallanuoto la sconfitta netta impressionante dell'SNC, che cede per 12-8 al Palagalli contro il Lavagna, magari qui i rossoceleste non hanno mai dato l'impressione di poter cercare di portare a casa la vittoria, hanno inciso ovviamente le assenze di Viscola e di Lomiti. Poi nella pallamano perde, ma non ci sono particolari patemi danni, proprio la Faioni, che cede 28-15 nella tana della capolista Salerno, campionessa d'Italia in carica, per cui niente da fare per il set di coach Patrizio Pacifico. Nella pallavolo perde la Margutta 3-2 sul campo del 2012 e perde anche la testa della classifica, ora ad appannaggio della Virtus Latina, e però vince con pieno merito la Sartorelle Aspre, che sconfigge per 3-0 in casa per lo Sport Insulare Tamagnini la Roma 20. E quindi nel rugby bel passo da parte del CRC, che vince 47-28 a Rieti, ma riesce ad accorciare sulla testa della classifica, perché Romagna e Florenza hanno pareggiato, per cui si porta a meno 4 dalla testa della classifica. E con questa notizia si chiude l'appuntamento con Obiettivo Sport. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo ai prossimi giorni.